lavori ci sono guadagnini, Flavio, Cuderi, Colombo, Arrigoni, Mozzanica, Pedone, Iorti, Culli, Cirivega di Mazzano, lo sponsor, Nanni, Nember, giocano, Pappa, Cazzano. Centro Sportivo Sterigada di Mazzano, 37esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. In un film già di per sé bello, intenso e avvincente, il regista di questa stagione ha voluto regalare Tigrotti un finale da Oscar. L'aiuto del nostro peggior nemico da sfruttare nel palcoscenico meno gradito, il teatro dei nostri incubi, la fine del sogno di un anno fa. Testa alta e petto in fuori, prendiamoci la scena, prendiamoci la vetta della classifica. Benvenuti a Ciliverghe Pro Patria. Oggi punizione in favore della Pro Patria, c'è le noci sul punto di battuta, in area di rigore sono salite le nostre torri ovviamente, c'è Molnar, c'è Zaro, c'è anche Marcone, ha portato sul secondo palo, parte le noci, uno schema sul primo palo, taglia Molnar, colpo di testa, pallone fuori non di molto. Le noci, prova a far finta del pallone, interessante in area di rigore, Cottarelli! Non smette più di segnare Nicolò Cottarelli, la prende in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo. Pettarin, Galli per Di Sabato, avanza Donato Di Sabato, allarga sulla destra per Santana, posizione regolare per l'argentino, potrebbe anche calciare, la mette giù Santana, poi calcia violento, la risposta di Poffa in due tempi. È salito Zaro, è salito anche Molnar. Occhio anche ai tagli di Sabato, crossa a cercare lo stacco di testa di Marcone, allontana la sfera Poffa, poi Cottarelli può riproporre il cross, cerca di trovare la conclusione in porta, ci ha preso gusto Cottarelli, pallone alto. 9 minuti alla fine di questo primo tempo, c'è Vignale sul punto di battuta di questo calcio di punizione pericoloso, probabile che cercherà un cross in area di rigore, il solo Galli in barriera disposto da Giulio Mangano. Fischi di paura del pubblico Tigrotto, va l'ex della parità, Vignali cerca invece il primo palo, Mangano si fa trovare pronto e deve in angolo. So fuori da Marcone, sfera che diventa interessante dalla parte opposta del campo per Cazzago, appoggia centrale, occhio la conclusione di Chiomotti, violenta, pallone alto non di molto, non c'è stata deviazione, rimessa dal fondo. 41 sul cronometro, occhi aperti, va Vignali questa volta, esce Mangano ancora una volta, non trova la palla, di testa Andriani, non trova l'impatto col pallone. Il piede fatato di Beppe Lenoci, 43esimo minuto, si attende il fischio del signor Loffredo, eccolo che arriva, va Lenoci a cercare Zaro di testa, palla poi Molnar, la mette dentro, viva Molnar, 2-0 per la Pro Patria, 44 sul cronometro, ha colpito il croato, secondo gol in campionato, 2-0. Minelli porta avanti palla, ora deve ovviamente reagire il Ciliverghe, colpito da Ivo Molnar. Il momento migliore forse dei bresciani, arriva il fischio dell'arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi. 2-0 per la Pro, risultato perfetto, Tigrotti avanti con i gol di Cottarelli e Molnar. Grande recupero di palla da parte di Pettarin, avanza l'ex mestre, attaccato da Vignali, Pettarin va indietro sulle noci, centrale per Di Sabato, ancora le noci, cerca il piattone destro a giro, pallone sul fondo. Rombo di testa, si rende subito utile, Santana. Indietro per Pettarin, siamo ai 30 metri, pennella sul secondo palo per Galli, posizione regolare per il numero 7 che prova il cross col piattone con il tacco Colombo, la palla non entra, salvata sulla linea. Per il Ciliverghe uno schema, pallone centrale per Del Bar, posizione di tiro per Del Bar e c'è il gol del Ciliverghe che riapre la partita con Jason Del Bar, 19 sul cronometro nel secondo tempo, 1-2. Calcio di punizione per il Ciliverghe. C'è Del Bar sul punto di battuta, tagliato sul secondo palo, spizzata, pallone che esce di un nulla. I giocatori del Ciliverghe reclamano l'angolo, ma non è così. Oltre al numero 15 Ragnoli, ma dovrebbe andare proprio l'ex Paolo Vignali. Si attende il fischio del signor Loffredo, eccolo che arriva, Vignali, scodella sul secondo palo, una palla interessante, colpo di testa di Andriani, la palla è lì in area di rigore, pericolo incredibile, poi colpo di tacco, girata con il destro di Chinelli, mischia furibonda e alla fine Colombo a metterla fuori, che brivido per i Tigrotti. Gucci a limitare l'area di rigore, Nicolo Gucci fa filtrare una gran palla per il rigore, solo il Cuccio Rigoni! Matteo Rigoni, 3-1, un gol pesantissimo, 3-1 per i Tigrotti al 39esimo minuto.
Calcio di punizione, Vignali è pronto a fischiare il signor Loffredo, dovrebbe essere l'ultima chance di questa partita. Scatenati i tifosi della Propata, il cross di Vignali sul secondo palo per Minelli che non ci arriva, pallone sul fondo, arriva il triplice fischio del signor Loffredo che manda in archivio questo Ciliverghe Propata, finisce 1-3, è festa grande nel territorio bresciano per il pubblico bustocco. I Tigrotti sono a una partita dal sogno, dalla Serie C.